vediamo se riusciamo in qualche modo, anche così. Gary, tu hai imparato idropompa e gli ho insegnato io bora, per quanto sia, anche secondo me, assolutamente inutile. Però non sapevo cos'altro insegnargli, non avevo mosse di attacco interessanti da dargli e quindi ho detto, vabbè, diamogli bora. Lui, gli ho dato tono, ma mi sa che l'avevamo già fatto, visto nell'episodio precedente, non ricordo. Espion ha imparato così coraggio, perché ho visto che l'ha imparato tardi, molto, molto tardi, psicoraggio. Ed è mossa speciale, quindi va in sincro col suo attacco speciale. Meganium è rimasto assolutamente identico. E a Darkanine abbiamo dato Drago Pulsar per in previsione di Lens. Che sia una bella scelta? No, non lo so. Sandslash ha imparato Ombra Artigli perché contro i Pokémon tipo Psico, contro il primo, ci sarà secondo me molto molto utile, perché qua riguardiamo Psico e Spettro fa 2 per allo Psico. In realtà ci manca Buio, però in realtà ci interessa poco perché l'Xato li buttiamo giù o con lui o con lui, che aveva poi di Psico il primo Super 4, non mi ricordo, aveva 2 Xato, aveva 2 Xato, non mi ricordo più, non mi ricordo più, quindi iniziamo e vediamo questa volta come va, vediamo come va, sarà dura, molto dura. Sì, sì, prima di presentarmi Pino ci siamo già conosciuti, non rompere e andiamo avanti, grazie. Io credo che Sandslash non durerà nulla, nulla. E faccio affidamento al nostro... Beh, proviamo Sandslash, ma conto di più sul nostro... Niente, perché ho Sandslash, Old Man Alive, Ampharos. Quindi, vai Sandslash. Retromarcia e adesso si ritira, torna da Pino, maledì, beh, teoria, non dovrebbe cambiarci, Jinx, che è ghiaccio, quindi il nostro Ombra Artigli non li fa bifero, vediamo, e invece, ok, è doppio, è ghiaccio psico, buono, ci piace, resisterà, la vedo dura, lo sapevo. Anche maledetto, vabbè, ma Jinx in teoria ce lo caviamo se seleziono la finestra del Desmume con Arcanine, giusto, giusto, quindi nostro bel Rogodenti di Mombaccio. Fastidio, che fastidio, Arcanine dorme, va bene, sì, terapia stato, sveglia, usa Arcanine, grazie. Maledetto Jinx. Adesso speriamo che non ci usi più Demon Bacio, perché anche quel terrore psichico quanto ci fa male. Non tanto. Ho detto non tanto. Cacchio. Già fatto 61. Già fatto 61. No, lui non ha più Rapid Artigli. Lui non ha più Rapid Artigli. Arcanine psichico. Adesso perdiamo subito, è il primo super qua, grande, grande Arcanine con 1 di vita, grande Arcanine con 1 di vita, fantastico, ok, grazie Arcanine, sarà Slowbro che giochiamo con il nostro bellissimo Ampharos che finalmente ha degli attacchi speciali degni di nota, perché non solo scintilla ma anche tuono. E quindi visto che lui fa, io farei sottocarica e poi farei un bel tuono, proprio cattivo, è 40-41, potevamo quasi permetterci di fare solamente tuono, però vabbè, tanto lui aumenta la difesa normale, velocità cala, aumenta l'attacco e la difesa, benissimo, Ampharos non deludermi, bravo, one hit kill dai, one hit kill per forza. Dai, dai. Oh, che meraviglia. Bello, 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 bello.
Arcanine, pardon. Executor, si fa psichico, ci spacca. E non voglio neanche quello meccanico, ma è particolarmente inefficiente. Gyarados ci avrebbe Slavina. Gyarados ci avrebbe Slavina, oltre che Bora, ma io gli darei giù di Slavina, che meno è fisico. Executor, vai. Quindi, vabbè, si diminuisce l'attacco, la prepotenza, vabbè, ok, lotta, Slavina. Riflesso, te pareva, potevi mica usarmi un nuovo bomba, vabbè. Addormenta anche la difesa, che io faccio attacchi fisici. Eccolo lì, super efficace, ma ovviamente, dai, fammi male. Buono. In teoria, cioè, non lo butto giù, però le vorrei farli comunque tanto male. Dai, fan per due anche. Quindi forse toglie l'effetto. Dai. Gyarados, resisti. Resisti, Gyarados. Resisti. Resisti, bravo. Molto bene, molto bene. Ci saccagna tanto. Ci saccagna tantissimo. Ma io non ho notato una cosa, 1861, perché non c'è condivisione di esperienza. Porca vacca, perché non c'è condivisione di esperienza? E questo momento c'ha espion, scusami, info. Ah, non lenti scelta. Ah, c'è la Saint Slash. C'è la Saint Slash, condivisione di esperienza, è vero, poveretto, questo glielo do a lui. Così si livella un po', ma se non seccato subito, caspita. Vai, Ampharos, come prima. Ampharos, come prima, sotto carica. Bellissimo, sotto carica. Ci teniamo sulla difesa speciale, così lo psichico ci fa ancora meno male. E poi tuono cattivo. Poi tuono cattivo. Rapidartigli entra. Ma mi fallisce. Ampharos, che cacchio fai? Nitroxato. Ok, 42 questo però. Di nuovo sotto carica. Dai, comunque se abbiamo difesa speciale più, non dovrebbe farmi malissimo. Boh. Ci aumentiamo ancora la difesa speciale e intanto psichico non ce l'ha ridotta. Cosa molto importante. Molto molto importante. Ok, lotta, tuono. Dai Ampi. Dai Ampi, fai il bravo. Marco, andiamo giù di scintilla, ho capito, va bene? Boh. Io rischierei andando sotto carica. Eccolo lì. Dovrebbe sopravvivere. Buono. Ok, adesso gli andiamo per forza di cose di iperpozione, superpozione, quello che era. No, iperpozione 200, giusto? Terapia PSP, iperpozione, usa su Ampharos. In teoria dovrebbe comunque tenere su, star su e sotto carica. Non ho ancora avuto modo di leggere i vostri eventuali commenti dell'episodio precedente, degli episodi precedenti. Funesto vento ci interessa poco. Non ci ha fatto male neanche all'inizio, quindi ci farà male ancora meno adesso. E allora andiamo di scarica, meno siamo su sicuro. Tranne se Xato ci usa storo di raggio. Dai Ampharos. Bravo. Così ti voglio. Mamma
Exp, il nostro carissimo Senslash, farei così. Che poverino è rimasto un po' indietro. Basta. Allora, a sto punto, sottocarica. Va bene. Forse l'ultimo. Bravo, non è più, non, bravo che non sei più confuso. Bravo. Quindi ancora più la difesa speciale. E poi dovrebbe farci più danno il nostro Scintilla. Perché a sto punto usiamo Scintilla. Scarica e andiamo sul sicuro. Vabbè. Ok, usa scarica. Fai quel cacchio che vuoi. Basta che non fai brutto colpo. Quanto male, ma come mi sono paralizzato? Ma dai, Ampharos. Ma davvero, Ampharos? Ma sei un Pokémon elettrico, come fai a essere paralizzato? Dai, Ampharos, però. Dai, Ampharos. Che caspita. Dai, oh. E mai. Il coso. Caricamento lì è andato, però. Oh, finalmente, che fatica! Che fatica! Senza 732, 732, buona! Oh, le. Che fatica! Sì, non posso demordere, va bene. Allora, borsa. Allora, iperpozione, usa su Senslash, poverino. Su Arcanine, ok. Su Gyarados e su Ampharos, poveretti. Su Gyarados, perfetto. E su Ampharos, e poi un cura totale su Ampharos. Allora, ce l'abbiamo. Sul nostro caro Ampharos. Adesso abbiamo Koga, mi sembra che si chiami, quello del veleno / coleottero / erba. Quindi il nostro Arcanine è perfetto. E questo easy, lo abbiamo visto anche la prima volta, l'abbiamo buttato giù super easy. Super easy. Vediamo. Andasso, 573 punti exp, e anche Senslash si prende la sua parte Fortress. Manteniamo sempre il nostro Arcanine e andiamo giù di Rogudenti come la prima volta. Boom, perfetto. Molto bene, dai. Uffa. Dai che è andato. Maledetto che lancia via le punte. Però adesso scoppia. Dai che scoppia. Vabbè, ok. Che fastidio. Ruota fuoco, lo so. Adesso però, ciao. Andato, bene così. 543 e 543. Venomoth rimane in campo il nostro bellissimo Arcanine. Che gli fa un Rogudenti di nuovo. Tossina, mamma che fastidio. Povero Arcanine. Vai, buono. Sempre sul rosso, caspita, sempre sul rosso. Ruota fuoco. Ma meno male, che ci mancava un altro stordiraggio super suono.
caspita, che confondeva di nuovo Arcanine. Buono, bravo Arcanine. Ok, lo so, resisti, dai, ultimo Arcanine, ultimo. Mac. Qua Mac, dicevamo che ci conviene Sandslash, che si avvelenerà anche lui, ma abbiamo cure tot per dopo. Non abbiamo neanche giocato Gyarados col Monte Amuleto, Monete Amuleto, vabbè. Poco importante. Ok, fossa. Minimizzato, adesso fa minimizzato. Maledetta, è Sandslash. Primo colpo. Non ha usato su adesso lo usa adesso però. No, priorità a noi. Molto bene. Tanto male, tanto male, tanto male, tanto male. Molto male. Eccolo lì. Quello che non volevamo che succedesse, però vabbè. Era palese che l'avrebbe fatto. Dai. Si ricarichi la vita, vero? Di poco, per fortuna. Dai, Sandslash, ultimo colpo. Ultimo colpo. Poi abbiamo finito, perché lo buttiamo giù. Sporco lancio, fallisce, minimizzato. Vabbè, si ricarica un po' di vita, va bene. Dai, Sandslash. Brutto colpo, brutto colpo. Brutto colpo, brutto colpo, brutto colpo, brutto. Che fastidio, che fastidio. Resisti, resisti, non ti fa tanto male. Non è molto efficace, ha fatto un botto di male. Mamma, mamma, è rischiosissima questa, è rischiosissima. Dai, Sandslash di nuovo. Il veleno resisti. Però devi andare a segno. Va bene, devi andare a segno. Devi andare a segno, Sandslash. Dai. Dai, dai, non fallire, non fallire, non fallire, non fallire. No, no, Sandslash, ste robe, no. No. Ma si può. Ma si può. Accidenti. Allora voglio provare una cosa. Voglio provare una cosa. Almeno prendiamo un po' di soldi. Si avvelena o no? Perché non so se vuoi. No, che niente veleno. Cascata. Dai, però Gyarados, anche te. Dai. Ancora. Avanti. Dai. Dai, non ci credo. Ma ne ha fatto uno di minimizzato. Due, forse. Sì, forse due. Ah, mamma, che male. Mamma, che male. Io non ci credo, io non ci credo. Dai ragazzo, dai ragazzone. Oh, sì, ma non li faccio, secondo me non lo butto giù. Non lo butto giù. E invece dai, oh, meno male, meno male. Aspetta, meno male. Mi spiace per... vabbè. Mi vale per Sandslash, mi dispiace. Che è l'ultimo. Io mi gioco sempre Arcanine, ma chi è l'ultimo? Crobat. Vabbè, allora Arcanine mi puoi fare. Facciamo Rocodenti. Drago Pulse non ha assolutamente senso. Vai con Rocodenti, doppio team. Olè. Dai Arcanine. Sii più cattivo che puoi. E te pareva. Dai, Arcanine, ti prego. Ti prego. Dai, Arcanine. No, non ci posso credere. Non ci posso credere. Adesso voglio provare un Drago Pulsar. Tanto non entrerà mai, anzi forse adesso mi scoppia. Eccolo lì. Perfetto, no? Vai, Ambaros. Tocca a te. Mamma mia, che difficile, che difficile. C'erano con le piene punte, no? Sotto carica. Veleno denti, va bene, non siamo già avvelenati. Basta. Basta. Rischiamo con tuono. Rischiamo con tuono, dai. Poi se non va tuono, andiamo giù. Se non va tuono il primo colpo, andiamo giù con scarica. Non andrà mai, non andrà mai. Non ti doppio tempo.
Senseless e Chiaros. È ipnotizzante. Senseless. Chiaros. Ok. Poi, iperpozione. Usa Arcanine. Su tutti e quattro. Senseless. E Gyarados. E adesso tocca vedere se Espeon sa il fatto suo. Che c'ha rapid artigli, che Espeon, giusto? No, c'ha quella mossa lì. C'ha quell'articolo. Vabbè, quell'oggetto lì che potenzia l'attacco speciale e però ti permette di utilizzare solo la mossa che usi all'inizio. Che a noi va bene, perché a noi va benissimo che utilizzi soltanto psicoraggio. Vediamo se serve. Sì, Bruno, ti abbiamo già letto prima. Dai, sì. Secondo me non ce la facciamo. Secondo me non ce la facciamo. Dobbiamo allenarci ancora. Ancora parecchio. Il mondo. Se fosse paralizzato ero più contento. Io proverei
visto che ha il dente di drago che dovrebbe potenziare, anzi potenzia le mosse di tipo drago. Non vorrò lì. Allora, io voglio provarla. Voglio vedere quanto male gli facciamo. Tanto di proporzioni ne abbiamo a nastro. Adesso c'è Lens o c'è il quarto Super 4 più Lens? Perché sono il Super 4, ma mi sa che c'è un altro Super 4 e poi Lens. No, io credo di sì. Perché mi sembra... Vediamo. Chi c'è? Sapevo io. E che cosa sei tu? Che cosa sei? Chi sei? Non sei psico? Ci sono dei minerali. Ma noi il tipo roccia l'abbiamo già affrontato o no? Mio Dio, non mi ricordo. Chi sei tu? Che tipo sei? Sono Karen, il Super 4 CCM, ma guarda, mi piace poco, mi tipo buio. Oh mamma, non abbiamo niente. Due per lotta, due per coleottero. E Follitor non esisteva ancora. Due per lotta. C'è Senseless, ma cosa vuoi che faccia Senseless? Pokémon di tipo buio. Oh mamma mia, non era prevista Karen, non era prevista Karen, porca vacca. Questo è un grosso problema, però fanno zero per lo psico, ok, e mezzo, e dimezzano buio, e dimezzano anche lo spettro. Slavina, rivincita, mi fai male? Non mi ricordo, mi fai male, ok. Vai Gyarados, almeno partiamo un attimo.
io di nuovo farei slavina, perché tu mi fai, tu sei più veloce di me, quindi slavina forse è la mossa più idonea per il momento, perché me lo fa sempre 120 tipo 60x2, no? Dopo tu userai sicuramente, mamma, io ce l'ho un Elisir Jeter, ce li ho, dai. Ecco, torno di raggio, mi sono già accorto che stavo pensando poi a Lens, e così confondo col pensiero solo, ovviamente. Ovviamente, dai, finta, va bene. Dai, tanto ci fa poco male, dai, Gyarados, per piacere. Gyarados, per piacere, Gyarados, accidenti, ti fai malissimo. Va bene che non ci fa finta, ci fa poco male, però devi andare giù pesante tu. Oh, buono, non so se lo buttiamo giù, non sono per niente convinto che lo buttiamo giù, boh, per niente convinto, prima gli mancava uno. Voglio provare, Bora, adesso fa ricarica tot, ovviamente, infatti puntavo proprio a questo, puntavo proprio a questo. Bora, secondo me gli facciamo poco perché non abbiamo niente di attacco speciale. Infatti, Slavina, doppio team, olè, iniziamo Umbreon, iniziamo così, bene, fa piacere. Mamma mia, mamma mia. Andiamo un piffero, ovviamente, adesso però finta, va bene, mi sta molto bene. Dovremmo resistere tranquillamente, ok, ho fatto 15. Buono, ti cavo un bel po' di vita. La rischiamo un'altra, perché si fa stortiraggio, scoppiamo. Allora, ci ricarichiamo la vita. Vediamo se ci fa, da un certo punto di vista spero mi faccia stortiraggio a questo punto. Dai, buono. Finta, va bene. Abbiamo finito i pipì di coso, di Slavina. Facciamo. Cascata, però 90. Dai, stordiraggio. Lo sapevo io che tornava stordiraggio l'attacco. Maledetto. Ok, è stato confuso. Ok, sei confuso. Dai, Gyarados. Buono, fa piacere. Ma il bello rimane 2. Ok, rivincita. E fa male in base a cosa? Rivincita. Boh. Dai, Gyarados. No, Gyarados, ti prego. Dai, Gyarados, ti prego. Finta, va bene. Dai, Gyarados. Dai, Gyarados. Ti prego. È incredibile. È incredibile questa cosa. È incredibile. È incredibile. È incredibile. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Boh, 104. Va bene, adesso basta che smetti di essere confuso, perché sono 3 turni che sei confuso, basta, per piacere, basta. Boh, usa finta, ti prego, basta, basta. Non ci credo, ancora. Oh, che poi, finalmente, ma non lo buttiamo giù ovviamente, no. Cascata, grazie, oh. Non dovremmo fargli tanto male, ma dovremmo fargli male abbastanza da buttarlo giù, appunto. Bene, 886. Grazie, Gyarados, finalmente. Undum. Undum è anche di tipo fuoco. Quindi cascata ci cade. Che livello è? Livello 47. Attacco speciale di Undum sale di molto. Sale di molto. Livello 47, mamma mia. Beh. Sì. Ok. Difesa bassissima con l'Undum lì, ok. Macro, ci piace tantissimo questa cosa, perché abbiamo il nostro Ampharos ready a far male, prontissimo per far malissimo. Bene, bravo Macro, bravo. Undum mi sa che era il treno di questa qua. Sotto carica. Finta, va bene, ok. Mamma mia.
Andrei su sicuro con scarica. Spigo attacco, non tentennare, non tentennare, non tentennare. E la peppa. Bravo Scare, bravo, bravo Ambrose, bravo, 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 bravo. Dai, 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 dai. Magnifico, magnifico. 504, 504, buono. Gengar. È buio, no, è spettro e basta. È spettro e basta. È spettro e basta, secondo me. Non è buio spettro, non è buio spettro, dai. Non è buio spettro. Vero che non è buio spettro. E beh, spettro 2x, buio 2x. Non è buio spettro, è solo spettro, dai. Gengar è solo spettro. Vogliono confondermi. Dai che è solo spettro. Vero che sei sullo spettro? Vero che sei sullo spettro? Foca il colpo addirittura. Uffa. Resisti Senslash. Ti fa malissimo, ti fa malissimo. Grande. Sì, è sullo spettro. È sullo spettro. Però gli facciamo pochissimo male. Cacchio. Cacchio. Gli facciamo pochissimo male. Vai con l'iperpozione. Vai con l'iperpozione. Di nuovo quel colpo è grande, fallisce. Ok, possiamo riprovare questa cosa. Vabbè. Spero che faccia sempre male uguale. Potrebbe fare un brutto colpo. Non fare brutto colpo, Gengar. Ok, no. E sarà attacco fisico, vero? Dai. Sarà mica attacco speciale, fuca il colpo. Sarà mica attacco speciale. Mi sa che adesso fa ricarica tot anche lei. Mi sa che fa ricarica tot anche lei. Vero che fa ricarica tot? No, fuca il colpo di nuovo, ok. Mamma mia. È un attacco speciale. È un attacco speciale. Porca vacca. È un attacco speciale. Allora, tu sei di tipo spettro e quindi lo psico ti fa 1x. Ok. Io proverei Gyarados. Io proverei Gyarados con cascata. Destino obbligato. Dai. Adesso mi sa che scoppia e scoppiamo anche noi, giusto? Esattamente. Lo so, non prende neanche esperienza. Porca vacca. Va bene, lo accetto, lo accetto. Gengar capo e chi buttiamo? Proviamo Meganium. Non ho idea di chi ci sia di là. Vileplume. In che senso Vileplume? Ma perché Vileplume? Ma perché? L'ultima cosa che mi sarei aspettato, Vileplume. Ma scusami, ma che cosa stai dicendo? Ma perdonami, buio Vileplume. Ma perché? Ma che stiamo, di cosa stiamo parlando? Boh, meno male. Rode. Sono con le spalle a muro, non era mai successo. Boh, ok. Ok. Bene. Quindi a parte il nostro ombrello iniziale, il resto è gestibile. Il resto è gestibile. Boh. Ci piace. Sei in gamba, mi piacciono gli attori come te. E vai. Ok. Pokémon forti, Pokémon deboli sono distinzioni dettate dall'egoismo. Gli allenatori dovrebbero davvero in gamba, dovrebbero vincere con i loro preferiti. Mi piace il tuo stile, tu sai cosa importa davvero. Vai, il campione ti aspetta. Eccolo. Eccolo. Usa. Allora. Abbiamo letto.
siamo già oltre il tempo dell'episodio, ma a sto punto facciamo anche lens. Non vale la pena spezzettare qua, facciamo un episodio più lungo e va bene così. Iperpozione su Keridos e anche su Senseless, per quanto comunque non dovrebbe esserci utile Senseless. Io punto di più a Keridos con Slavina e ad Ampharos, con qualche attacco tuono che magari, e magari anche Arcanine che c'ha Drago Pulsar. Quindi penso che sia la prima volta nella mia storia di Pokémon che uso un etere. E abbiamo anche un etere max a ciascuna delle mosse, riprese di tutti i PP, ogni mossa imparata da un Pokémon. Allora, no, ho sbagliato. Io allora utilizzerei un etere, che non abbiamo tanti, ne abbiamo tre, a Gyarados su Slavina. Che quanti PP c'ha Slavina? Quanti PP c'ha? 10-15, info. Slavina ne ha 10. Facciamo una cosa sporca, ancora più sporca. Tipo PP su, aumenta di poco i PP di una mossa Slavina, ne facciamo anche per due. Come sprecare i PP su? E soprattutto adesso è 12-12 o è 10-12? 14-14. Mi piace, mi sta molto bene questa cosa. Ok, e andiamo. Gyarados, dai, vi stavo aspettando. Ci sapevo che non aveste avuto alcun problema. Le prove non servono, lotteremo per capire chi sarà il più forte dei due. Io, Lens, il più forte degli allenatori e campione della Lega Pokémon. Io, come maestro di tipo drago, accetto la tua sfida. Mamma mia, non ce la faremo mai. Vabbè, proprio partiamo alla grandissima, ragazzi, alla grandissima partiamo. Più sbagliato di così non si poteva. Allora, Gyarados è, abbiamo detto, acqua volante, quindi il nostro Ampharos sarebbe ideale, però non voglio giocare a Ampharos che poi me lo spacca come niente. Allora, io farei una cosa di questo tipo: dobbiamo sacrificarci qualcuno, potremmo sacrificarci Meganium, perché comunque è forse un pochino più completo. Vediamo cosa ci fa. Drago Pulsar, perfetto. Boh, non dovrebbe farmi gran male. Perfetto. Allora io farei un Pedro Danza. Gelodenti, quello mi fa molto male. Mi ero dimenticato che Gyarados aveva Gelodenti. Non ghiacciarti, bravo. Bravo. Ah, dai. Sì, ok. Non troppo male, eh. Fammi un altro Petrodanza, così siamo contenti. Così togliamo un po' di vita almeno. Buono. Va bene. Ah, vedi che non è ancora confuso, quindi gli farebbe anche il terzo, però ci spacca prima. Va bene. Ok. Ok. Ampharos, fai. Tocca a te. Tocca a te. Sotto carica. Anche dopo rapide artigli, possibilmente, Ampharos. Anche dopo. Si fa Gelodenti, è fisico, quindi la difesa speciale non ce ne frega nulla. Flagello, è fisico anche questo, ok. Molto bene. Scarica. Dovrebbe essere sufficiente. Cascata non dovrebbe farmi gran male, giusto? Bene, sì. Inutile, doveva paralizzarsi prima con flagello, sei stato molto più contento. Però dovremmo essere a posto. Perfetto, perfetto. Molto bene. Molto bene. 526, 1054. Sentinels 38, così a caso, va bene. Ampharos 526. Allora, Dragonite. È tipo drago. E poi vediamo se Arcanine ha qualche possibilità.
possibilità. Secondo me no. Secondo me no. O per niente. Livello 50. Ma di cosa stiamo parlando? Sì, vabbè. Vabbè. Dai, Arcanine. Sì. Vabbè. Ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare? Ci ha fatto un oltraggio cattivissimo. È il Pokémon più forte che c'ha, Dragonite. È il secondo. Oh, Slavina. Ma resiste oltraggio. Boh. E poi si confonde, no? Dopo un tot. Dai, Gyarados, resisti. Grande. E quanto male gli facciamo? Per una miseria, secondo me. Mamma. Beh, dai. Attenzione. Dragonite è andato. Attenzione, Dragonite è andato. E Gyarados 42. Il Dragonite più forte è andato. Forse ne ha un altro, se non ricordo male. Aerodactyl è roccia volante, quindi ghiaccio gli fa male per due, gli fa almeno, no, io voglio tenermi Gyarados, però, però, allora, Ampharos potresti servirmi ancora, perché ovviamente roccia neutralizza. Sicuro che è roccia. Sandlash, vai. Dobbiamo ricaricarci Gyarados. Sandlash scoppia. E via. Allora. Perché anche qua Slavina siamo sui 48. Mamma mia. Allora, usa Gyarados. Vai, ricarichiamolo. Sandlash, fai quel che puoi. Aero assalto. Non dovrebbe far tanto male. Buono. Molto buono, perché Dabbi è stato Revitalizzante Max, dai, glielo buttiamo su Arcanine. Poteva starci anche un Meganium qua in realtà, no, perché attacco, no, perché era assalto tipo volante e ci sbacca Meganium. Era assalto, dai, che resistiamo di nuovo un altro attacco, fantastico. E allora a questo punto non saremo mai più veloci di Aerodactyl. Potremmo però fare a sto punto un rivitalizzante su Meganium o un rivitalizzante su Meganium. Mi va bene. Ok. Sgranocchio, va bene. Perché sì, non ho capito perché, ma ok. Buono. Allora, Gyarados, fai Gyarados. Fai e facciamo un altro Slavina. Perché secondo me gli facciamo male. Fulmindenti, aia, non era previsto. Resisti. No, tentenna. Porca vacca tentenna. Accidenti, tentenna. Non deve tentennare. È l'unica nostra speranza. Fulmindenti, va bene. Borsa, Meganium, mi spiace tantissimo, però se la vi, anche perché Fulmindenti mi sa, no, Meganium vedi che non ci faccia tanto male, ma ero assalto sì, non resisterà mai. E invece Meganium, bravo, iperpozione su Ampharos, buono. Ok, Sgranocchio e Meganium se ne va. Ok, va bene. Gyarados, ci riproviamo. Non tentennare. Dai, gli riduciamo ancora l'attacco ogni volta. Slavina. Dai, resisti. È fisico, non è speciale. Gli abbiamo ridotto l'attacco, resisti. Non tentennare. Va bene, dai però, no, è paralizzato, porca vacca. E allora facciamo di nuovo questa tecnica qua,
rifacciamo questa tecnica, così almeno li riduciamo ancora di più l'attacco. Frana evita l'attacco, bene. Terapia PSPP, farei cura totale a sto punto. No, vai bravo. Terapia PSPP, ricarica tot. Così almeno li curiamo anche la paralisi in un colpo. Ok. Frana, si farà male. Elettro, terra fa per due. No, ma è roccia. Proviamo. Secondo me ti dice che non è efficace. Insomma, ci dice che non è efficace. E invece va. È roccia allora, non è terra. È roccia. Roccia volante. Vai, Ampi. Di nuovo. Dai. Grande. È roccia, non è terra. Ho fatto confusione, caspita. Ottimo. Gerdos 1038, Ambros 1038, vai. Dragonite, un altro. Sì. Di nuovo, Gerdos con Slavina. Vai, Gerdos di nuovo. È quello più debole questo, sicuro è quello più debole. Sì, di un livello, non di tanto, accidenti. Come prima, Gerdos, Slavina. Sì, però ci poteva tornare più comodo, contro non ci spaccava, però dai, va bene, potremmo provare un Bora, no, ma non lo faremo mai abbastanza male per buttarlo giù, se abbiamo priorità, la rischiamo, niente, più veloce lui, comunque più veloce lui, porca vacca, resisti che non sai tanto. Resisti. Niente. Accidenti. Ambros credo non ci sia più utile. Mamma mia. Espion, tu in questa battaglia non mi servirai. Terapie stato revitalizzante. Usa su Gyarados. Dobbiamo giocare Gyarados. Iperraggio, così a caso. Buono. Perché il prossimo turno lo perde. Lo perde il prossimo turno. Ottimo. Drago, lui è drago puro. 2 per ghiaccio, 2 per drago, 2 per folletto. Niente. Però ci piace. Gyarados, ok. E abbiamo un altro turno per buttarci su. Deve ricaricarsi, va bene. Sarebbe bello mi facesse un altro iperraggio. La proviamo. Proviamo. Fammi un altro iperraggio, Dragonite. Fammi un altro iperraggio, ti prego. Ti prego. Tuono. Quanto male? Poco, dai Espion, dai, bravo, sei grande Espion, usa, vai che ci ricarichiamo un attimo la squadra, e adesso cosa mi fa? Adesso Espion me lo butta giù, Draco Furia, fallisce, madoschia, cosa sta succedendo ragazzi, Espion ricaricati. Ok, Drago Furia di nuovo fallisce. Potremmo. No. Fermo. Non farmi perdere turni, per carità. Allora, qua abbiamo fullato tutti. Potremmo, però. Un rivitalizzante su Senseless. Così. Iperraggio, benissimo. Adesso io ho perso il turno, va bene, perdo anche il pros, benissimo, allora borsa di nuovo, terapie, iperpozione, su Senseless, ok, perde il turno e ci ricarichiamo di nuovo Espion, ok, madonna, incredibile, Espion era, pensavo la vittima sacrificale,
sta resistendo un botto, un botto. Tuono, va bene come prima, ok. Resisti, resisti, perfetto. Paralizzato, va bene. Paralizzato anche lui, sì, sì. E allora no, no, perché mi fa un ricarica tot, sicuro. Sicuro mi fa un ricarica tot. Non ne vale la pena. Allora, io potrei provare così. Dai che non mi fa un altro tuono. Dai che non mi fa un altro tuono. Mi fa un iperraggio. Dai che mi fa un iperraggio. Dai che mi fa un iperraggio. Dai che mi fa un iperraggio. Drago Furia, va bene. Resisti però. Bravo, 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 bravo. Slavina. È paralizzato, non può agire. Dai che lo buttiamo giù lo stesso. Dai che lo buttiamo giù lo stesso. Sì, 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 sì. Ultimo, 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 ultimo Pokémon, ultimo Pokémon. 571. Un altro, tre Dragonite già. Tre Dragonite già. Oh mamma mia, tre Dragonite già. Altri due. Non l'ultimo, oh mamma mia. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Bora, sì, vabbè. Ciao, ciaone. Ci spacca Gyarados. Ci spacca Gyarados. Ce lo spacca Gyarados con Bora. Dragonite, sì, Arcanine. Fatti valere. Arcanine, fatti valere. Drago Pulsar. Benissimo. Arcanine, fagli male. Tanto male. Dai. Va bene. Di nuovo. Benissimo. Dai Arcanine, un brutto colpo. Dai Arcanine. Dai. Arcanine di nuovo. No, va bene. Va bene. Abbiamo ancora diversi PP. Abbiamo ancora diversi PP. Quindi c'è un Dragonite con Bora, uno con Tuono e l'altro cos'era? Non mi ricordo. Drago Furia, dai, resisti Dragonite. Arcanine non dovrebbe fare troppo male. Dai, dai, no, no, no. Sì. Va bene, va bene. Bravissimo, bravissimo. Ok, borsa, iperpozione di nuovo. Stiamo finendo gli strumenti, ragazzi, aiuto. Ok, iperpozione. Ok, va bene, va bene, va bene, dai, dai, dai. 114, ricarica tot, ricarica tot. Ok. Ok. Vai, Arcanine di nuovo, Drago Pulsar. Drago Furia, caspita. Dai, dai, resisti come prima, come prima. Mervoli, niente. Me l'ha buttato giù, me l'ha buttato giù. Lui a Bora, porca vacca, Bora. Espion, di nuovo. Come prima, Espion, bravo come prima, mi raccomando. Revitalizzante. Arcanine. Drago Furia. Dai, Espion, non scoppiare, non scoppiare. Niente, porca vacca. Niente, non ce la facciamo, ragazzi. Proviamo Ampharos, ma cosa possiamo fare? Non è Dragonite, Dragonite, Dragonite. È Drago e basta, non è Drago Volante, vero? È Drago Volante, davvero? Davvero è Drago Volante, vi prego, vi prego. Ditemi che è davvero Drago Volante. Vi prego, ditemi che Pokémon Central è giusto. Ditemi che Pokémon Central è giusto. Ampharos, è tutto nelle tue mani. Resisti, resisti a Drago Furia. Resisti, ti prego. Ampharos.
rossa. Amparus, rapid artigli. Ancora. Tre ricaricatot. Ci ho creduto per un momento che stava partendo rapid artigli. Non ci posso credere. Il paralizzato. Fermi. Ragazzi, sto perdendo anni di età io qua. Guardate i miei capelli. Mamma, cosa sta succedendo? Trago fuori, è fisico, sì che è fisico. Ha tutta l'animazione fisica. Ok. Sottocarica, di nuovo scarica. O tuono. Sottocarica. Fallisci, drago fuori, oppure non scoppiarmi. O dimmi che è speciale, che quindi resisto. Tuono onda. Così a caso. Perché? Tuono onda. Ha finito drago fuori, sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo se finito di drago furia. Drago furia. Amparus resisti. Come prima, ti prego. Sì. No, Abby, non devi farmi queste cose. Questi scherzi, Amparus, non devi farmeli mai più. È speciale, drago furia. È un attacco speciale. Prima ti ha lasciato con 2, adesso con 22. Dai Amparus, bora. Questo è speciale sicuro e non è super efficace, dai. Bellissimo. Sottocarica. Ok, anche dopo rapid artigli, Dragonite, Amparus, anche dopo, ti prego. Anche dopo. Amparus, ti prego. Ok, ci piace. Amparus, ultimo attacco. Ok, Amparus, ultimo attacco. Dai, è andato. Sì. È andato. 1144. Ultimo. So che resisti. Ragazzi, questa è la dimostrazione che i soldi vincono sempre. Perché un ragazzino con una montagna di soldi per comprare una montagna di strumenti ha battuto i Super 4. Io sono. Sempre
più ammirevole. Chi è? Fate i bravi. Chi è questa? Ah, sì, la lotta è già finita. Uff, professor Rock, va sempre così adagio. E beh. Ah, sì, ne è passato di tempo. Ora sei senz'altro più intrepido. Hai conquistato la Lega, è magnifico. La dedizione, la fiducia e l'amore verso i tuoi Pokémon ti hanno dato la forza di vincere. Anche i tuoi Pokémon sono stati grandi. Hanno resistito perché hanno avuto fiducia in te. Bravissimo, G. Ora intervisteremo il nuovo campione. Grazie, c'è un po' troppo rumore qui, vieni con me. Regà. E l'intervista? Ragazzi. La sala d'onore. Era da un bel po' che non entravo qui. In questo posto i campioni della Lega sono onorati per sempre. Anche i loro valorosi Pokémon possono accedervi. Oggi assisteremo alla nascita di un nuovo campione. Una persona che ha saputo trattare i suoi Pokémon con grande affetto e totale fiducia. Una persona che si è fatta strada con tenacia e determinazione. Il nuovo campione della Lega che ha tutti i tratti di una grande personalità. E una grande personalità. Di una grande personalità. G. Oggi proclamo te e i tuoi Pokémon campioni. Mi coglioni. Oh, ma siamo fuori di testa. Ma siamo fuori di testa. Ragazzi e ragazze, contro tutti i pronostici, anche i miei stessi, dopo 1:10 abbiamo battuto la Lega. Per la prima volta. In realtà un po' tutti sono stati utili perché si sono sacrificati di più per una buona causa, per una giusta causa, senza leggendari, senza particolari Pokémon incredibili, ma con un po' di astuzia e tanti soldi, soprattutto tanti soldi, siamo riusciti a battere la Lega ragazzi, incredibile, io non ci credo ancora, pazzesco. Spion nascosto totalmente 33 ore e 27 minuti, di cui 6-7 ore buone di farming e di level up. Incredibile. Che dire, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Possiamo saltare la screen, non lascerò andare e noi ci vediamo al prossimo episodio. Come sempre vi ringrazio e vi auguro un buon tutto dal vostro caro Giulio. Ciao, al prossimo video.